Ciao amici di Teletop Games, altro video recensione per un titolo appena uscito sul PlayStation Store per PlayStation 4. Stiamo parlando di Kine Sharp, un puzzle game arrivato lo scorso agosto su PC che appunto è disponibile da qualche giorno mentre stiamo registrando questo filmato su PlayStation 4 ed è in arrivo anche su Xbox One. Come potete vedere dal filmato, probabilmente vi viene subito in mente Tetris con questi pezzi a cubetti. Effettivamente Tetris è un titolo che subito viene alla mente, ma anche un altro titolo che viene alla mente è Lumines. Perché? Perché questo gioco, come vedete, c'è questa barra che va avanti, cambierà la melodia che state ascoltando in sottofondo a seconda dei quadrati o rettangoli che costruiremo con questi pezzi. Più i quadrati e i rettangoli saranno grandi, più la musica avrà nuovi strumenti, nuove melodie, nuove sinfonie, come potete sentire. Cosa importante, a differenza di quello che pensavamo vedendo il titolo su internet, non ci sono canzoni dance, sono molto di atmosfera, molto ambient, fra virgolette, anche come sentite qui ci sono vari richiami alla musica classica, indubbiamente. Quindi questo è per dirvi che tipo di colonna sonora, almeno nelle tracce che abbiamo provato fino a questo momento, perché le tracce sono tante, si possono sbloccare solo dopo che avremo superato i livelli iniziali. Quindi stiamo parlando di un titolo che, come dire, cerca un po' di essere un passatempo anche rasserenante, fra virgolette. Non è il Tooms che ci immaginavamo. Non è un problema, ovviamente, è una scelta, e il titolo richiede anche una certa dose di abilità nel costruire questi rettangoli, perché se non lo faremo entro un tempo limite, entro un dato tempo, il gioco si concluderà, quindi dovremmo essere bravi a costruirne sempre di nuovi e a crearne sempre di più grandi, appunto per battere i record e per sbloccare nuove canzoni. Il titolo ovviamente non fa bruciare il chipset grafico di PlayStation 4, questo è piuttosto evidente, però se amati puzzle game può essere un titolo molto, molto interessante, molto rilassante sicuramente e anche molto divertente. Ovviamente se amavate Tetris, se amavate Lumines, è un titolo a prendere in considerazione. Se invece amate i first person shooter o i beat 'em up o gli sportivi e questo tipo di interazione non lo gradite, sicuramente Kine Sharp non è il titolo che fa per voi. Nell'insieme ci sentiamo di dare un bel 7 a questo gioco, divertente, non costa neppure tanto su PlayStation Network ed è anche giusto visto che si tratta comunque di una produzione a basso budget. Quindi, come dire, se volete rilassarvi e divertirvi con un puzzle game su PlayStation 4 e a brevissimo anche su Xbox One e già da tempo su PC, prendete in considerazione Kine Sharp. Noi ci siamo divertiti in queste prime ore di gioco e vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo filmato con italiatopgames.it.